Ho davanti a me la lettera e il programma pastorale, i passi del cammino e facciamo un po' il punto della situazione con il nostro vescovo. Grazie per essere con noi. In particolare con lei vorrei soffermarmi sugli ascolti, quindi il cantiere della strada e del villaggio. In questo secondo anno di ascolto sinodale abbiamo deciso di soffermarci proprio in quegli ambiti, quei mondi, rifacendoci all'icona biblica, pensando proprio a Gesù che entrava nei villaggi, quindi incontrava le persone che frequentavano le strade, gli ambienti più diversi. E questa è un po' anche la scelta che abbiamo fatto a livello diocesano, per cui di fare questi incontri qui, siamo proprio nel corridoio, dove alcuni dei tavoli erano posizionati e quindi abbiamo incontrato il mondo della sanità diviso in due momenti, gli amministratori, la cultura, l'arte. Come sono andati? Proprio la sua sensazione, visto che li ha vissuti tutti, come si è sentito? È stata un'esperienza molto bella. Prima di tutto perché è stato anche sottolineato questo, abbiamo aperto il vescovado, la casa del vescovo, la casa possiamo dire anche il riferimento per molti versi della diocesi, abbiamo aperto a tutti, per un certo numero era la prima volta, ecco, ed è stato apprezzato anche questo tipo di invito, un invito quasi personale proprio a tutti. E quindi una modalità, un modo per, quando si invita qualcuno a casa, lo si vuole rendere partecipe, familiare, e questo è sempre molto apprezzato in genere proprio da tutti noi. È stata una cosa interessante perché possiamo dire che fossero tutte persone sconosciute, c'era una parte di coloro che hanno accolto l'invito che erano persone che conosco, con le quali ci conosciamo, abbiamo avuto occasioni, ma invitate per quell'ambito di lavoro, di sensibilità, di partecipazione, di attività specifica. E la cosa però bella è stata che accanto a questi c'erano persone, uomini e donne, che loro stessi si sono dichiarati un po' estranei o lontani dal mondo ecclesiale, ma anche dalla fede in alcuni casi. E anche qui il riscontro positivo è stato che molti di loro hanno ringraziato per l'opportunità, per la libertà con la quale hanno potuto esprimere il loro parere, le loro idee, le loro convinzioni, e quindi un ascolto vero, reale, e dall'altra parte anche auspicando la continuità. E quello che abbiamo registrato proprio al termine di ogni incontro è stato proprio questo, di dire ma sarebbe bello incontrarci di nuovo. E è stata la conferma più immediata, più spontanea della buona riuscita, ecco, dell'incontro. Gli incontri, pur avendo al centro temi diversi, erano un po' strutturati tutti nello stesso modo, per cui c'era una prima parte, una prima domanda, dove si chiedeva alle persone esponenti dei vari mondi di far emergere quelle che potevano essere le criticità e le fragilità di quel mondo, e dall'altra parte la seconda domanda era quella rivolta alla Chiesa del nostro territorio, no? Come la nostra Chiesa può affiancarvi nel vostro cammino. È emerso qualcosa che lei non si aspettava? Sono emerse delle regolarità, cioè delle risposte trasversali rispetto a mondi così diversi? Beh, innanzitutto a me ha sorpreso una cosa, che delle domande fatte dentro i nostri ambienti, i nostri criteri, hanno, possiamo dire, delle risonanze molto diverse. Ho presente il tavolo a cui ho partecipato degli artisti. Una domanda che era legata al fatto che l'arte salverà il mondo, che la bellezza salverà il mondo, e più di qualcuno ha detto: ma io non so se questo salverà il mondo, certamente salva me. È come a sottolineare che a volte dei pensieri, delle valutazioni, anche delle riflessioni che ci appartengono, poi nell'esperienza concreta sono esperienze molto anche più
semplici, più ordinarie, che hanno una risonanza importante a livello personale, ma nello stesso tempo sono, hanno un significato e un valore che va oltre, ma non necessariamente perché c'è un'intenzionalità, cioè non c'è un'intenzione di prendersi sulle spalle il mondo, la società, le persone per portarle chissà dove, ma semplicemente a dire questo comunque serve a me, ma non in senso negativo, in senso positivo, cioè ha un valore per il modo in cui io posso esprimere e ritrovare in profondità me stesso. Quindi per me è stata una bella scoperta il fatto dell'incontro con questo mondo dell'arte, degli artisti, che chiede di essere ascoltato, perché dentro a dei discorsi poco convenzionali è possibile cogliere un'anima magari a volte anche un po' tribolata, un po' inquieta dell'uomo d'oggi. E quindi da questo punto di vista ascolti che hanno anche un po' destabilizzato i miei e i nostri incontri, che ci fa bene, perché a volte abbiamo quasi la presunzione che di avere chiare in mano la situazione, l'analisi delle situazioni, delle condizioni umane. In realtà non è così, perché è molto meno preciso di quello che a volte vorremmo inquadrare nei nostri schemi. Un altro aspetto, per esempio, che mi ha colpito è stato l'ascolto di quell'ambiente, diciamo, socio assistenziale, che è il mondo del sociale, delle cooperative, delle disabilità, dei disagi. E ho trovato persone con un'attenzione e anche una chiarezza nel cogliere alcuni nodi oggi, direi molto, molto belle. Mi ha sorpreso, ma nel senso positivo del termine, mi hanno arricchito anche nell'avere uno sguardo e una chiarezza su alcune questioni che nascono proprio da un'umanità che fa fatica a ritrovarsi dentro i nostri ritmi, i nostri tempi, i nostri spazi, che tante volte guardiamo più per quello che, per i servizi che possiamo dare, più perché sono una risorsa, anche una contestazione di un certo modo di intendere la vita, di avere una, come dire, una la percezione quasi che c'è anche qualche altro modo di accostare l'umano, che non è solamente quello di chi si ritiene normodotato, ecco, ma non è solo una questione di un problema, di una sfida, quella che alcune persone vivono e ci consegnano, ma può essere un messaggio importante e favorevole. Così come una cosa molto bella, ma che siamo trovati in tavoli con gli amministratori di posizioni politiche di provenienze molto diverse, e io poi l'ho sottolineato, dove si è potuto confrontarsi senza quel tono che almeno a volte registriamo dai giornali, necessariamente polemico, aggressivo, o da qualche talk show dove sembra che non si possa parlare perché quasi bisogna sempre parlarci sopra. Loro stessi l'hanno gustato e l'hanno vissuto in termini positivi. Quindi possiamo dire diversi sono stati i contributi, gli appelli, a mio avviso utili per noi, ma penso che sia stata anche un'occasione bella anche per chi ha partecipato. Mi sembra di capire quindi che sia entrato in questi corridoi un grosso spaccato di umanità, sfaccettato, molto diverso, e per quello che è, ecco, forse
noi siamo più abituati appunto a frequentare le persone che partecipano magari agli eventi diocesani, che hanno già magari una forma mentale più simile alla nostra, anche di approccio, no? All'esistenza, all'umano, e invece credo che questo sia stato un polso importante, no? Anche per capire come muoversi in una fase di ascolto sinodale. Certo, e direi nello stesso tempo, come dire, una modalità, ecco, che non necessariamente deve essere ripetuta in questo modo. Dicevo a quelli che hanno dal tavolo, per esempio del mondo dell'arte, degli artisti, dicevo, sarebbe bello creare anche delle opportunità di incontro in uno studio, in un laboratorio, perché anche da questo punto di vista l'ambiente può fare la differenza. E certo, questo è stato un bel momento, una bella opportunità, e si può anche ripetere, ma avere la creatività anche di pensarlo in qualche altro spazio, può essere anche dentro a uno spazio di una comunità dove lavorano, dove operano, dove ci sono protagonisti, per esempio, delle persone, dei ragazzi, dei giovani con determinate caratteristiche, o dove far parlare e mettersi in ascolto anche proprio di un luogo, di un ambiente. Per assonanza, le Stazio quest'anno hanno voluto ricreare anche proprio un ambiente di ascolto e celebrativo che non fosse quello ordinario, cioè quello di una chiesa o di un oratorio o di una sala conferenze, ma in alcuni casi abbiamo voluto proprio che fossero spazi di vita, ecco, in ascolto di spazi di vita dove anche l'ambiente ha qualcosa da provocare, da dire, da comunicare. Qualcosa che lei si aspettava e che invece non è emerso, e al contrario qualcosa che è emerso e che l'ha un po', come dire, stupita? Ma io non avevo, diciamo, grandi attese o, ecco, forse un po' di che è venuto meno in alcuni degli incontri, non in tutti, proprio una, magari qualche messaggio un po' più incisivo su delle attese nei confronti della comunità cristiana. Questo magari è venuto un po', non c'è stato molto, ripeto, in alcuni tavoli, in alcuni ambienti, in altri invece è venuto con più chiarezza. Però lo considero anche come un po' un incontro studio reciproco. Diamo per scontato che le cose, tu organizzi qualcosa e immediatamente salta. Bisogna anche creare un contesto reciproco di fiducia dove forse anche con più spontaneità, più immediatezza, possa emergere quello che sei, che pensi, che magari anche ti attendi. E quindi da questo punto di vista io credo che sia stato molto superiore alle mie anche attese, immaginazione. Quindi da un punto di vista, diciamo, io lo raccolgo in questo momento come un impegno proprio andare a rileggere con un po' di calma, vorrei riservarmelo anche durante l'estate, uno dei miei impegni estivi, di cercare di mettere insieme, di cucire maggiormente questi incontri, che non vorrei fossero troppo frettolosamente, ecco, ridotti alle prime impressioni, ma forse andare più in profondità e come magari domandarci c'è qualcosa che li unisce, questi vari tavoli di ascolto. Certamente uno stile, questo sì, che deve essere continuato, ma come dicevo anche a loro, è un ascolto da parte nostra, di loro, ma anche un ascolto reciproco. E qualcuno lo diceva, per esempio chi sta affrontando alcune questioni in ambito, per esempio, sanitario, con alcune questioni etiche anche molto importanti. E mi è colpito quello che diceva un operatore, diceva, ma in fondo
dov'è che abbiamo degli spazi in cui possiamo ascoltarci. E in questo senso io ho raccolto un invito, ma che vuole essere, come dire, un lancio. Abbiamo bisogno di ambienti dove sia possibile mettere a tema alcune questioni. E forse in questo la comunità cristiana, la Chiesa, è ancora questo spazio. E da questo punto di vista io sento avverto una responsabilità di creare spazi di incontro spogliati il più possibile di tanti condizionamenti ideologici per confrontarsi su idee, su posizioni, su questioni che non sono assolutamente semplici, ma appunto non per questo non chiedono esattamente di avere dei luoghi, dei momenti di ascolto reciproco. Questo mi sembra già un orientamento molto importante, perché davvero, come sottolineava lei prima, tutti gli ambiti hanno sottolineato questo, no? Com'è fosse stato importante ascoltarsi anche fra di loro, perché, no, come dicevo appunto, dei politici molto spesso manca un luogo dove ci si possa ascoltare tra persone che frequentano lo stesso ambiente, per cui ci si riesce a sentire da soli pur facendo lo stesso mestiere, pur frequentando teoricamente gli stessi ambiti. E quindi siamo in conclusione, come ripartiamo da qui? Al di là di questa cosa così importante che abbiamo sottolineato adesso, no? Visto che siamo in un anno di ascolto, ascoltiamo per poi poterci muovere. Credo sia proprio la consegna che ci viene fatta, prima di non lasciar cadere. E quindi a me è venuto in mente che ho pensato a un delegato per il mondo della cultura che possa essere creato un gruppo di lavoro che con una certa, che stabilmente possa promuovere questi momenti, nei quali appunto insieme anche a, io credo che non dobbiamo neanche, come dire, privarci anche della responsabilità di avere qualcosa da comunicare, da annunciare, da mettere a confronto, quindi, ma ci sia insieme anche il desiderio e la volontà, e anche proprio si creino le condizioni perché alcune questioni che emergono da questi mondi possano essere raccolte e rilanciate. Ecco, quello che, ma non avevo dubbio su questo, ma ne ho avuto conferma, è che ci sono veramente persone che patiscono, nel senso del viverlo in profondità sulla loro pelle, sulla loro carne, alcune questioni che le esprimono, le traducono in modi diversi. Noi abbiamo anche la possibilità di riconsegnarle insieme a un ambiente, a una città, a un territorio che le possa raccogliere, insieme anche riflettere, meditare, approfondire, perché in fondo appartengono alla vita.